sono molto divertito, devo dirlo sinceramente, nel leggere i giornali, alcuni articoli, mi riferisco ad un articolo apparso su un giornale locale ieri che asseriva, tra l'altro scritto da un mio consigliere di opposizione, sì, ma che normalmente io stimo e che apprezzo, ma che ieri proprio non so se fosse stato preso dal piccolo demone della giocosità, forse siamo in temi carnascialeschi e questo forse gli si addice, ma ha detto tutta una serie di cose che tra l'altro sono state anche evidenziate in un giornale, quando secondo me ci sono cose molto più importanti e interessanti da evidenziare, ma questo è un altro discorso rispetto al fatto che io starei perdendo potere, non avrei più funzione da collante, non avrei più la stessa forza politica di un tempo, derivante dal fatto che appunto il nuovo millennio mi avrebbe abbandonato, si sarebbe scisso dalla lista civica. Che non avrei più il controllo dello staff, che il segretario generale se ne sarebbe andato perché non più fiducioso in me, che anche il dirigente ai lavori pubblici avrebbe fatto altrettanto. Tutte cose veramente di una bassezza, di un'infondatezza e di una ridicolaggine impressionante. Io tra l'altro mi sento ora più forte che mai, perché io credo nell'evoluzione, nei cambiamenti, nelle rotazioni. Credo nel fatto che si debba dare l'opportunità a persone nuove di mettersi in gioco, di far vedere quanto valgono, soprattutto se sono giovani, soprattutto in un mondo in cui la disoccupazione giovanile è galoppante. Quindi nessun tentennamento, nessun indebolimento, anzi semmai un rafforzamento, perché comunque ho una voce in più all'interno della mia coalizione di maggioranza. E il nuovo millennio è sempre stata all'interno della lista civica come un'entità con una forte personalità politica e quindi è giusto che abbia una riconoscibilità politica. Nessun indebolimento. Lo staff cambia, i contratti sono a tempo determinato, le situazioni sono mutevoli, le occasioni, le opportunità si palesano per tutti. Ben venga chi ne ha una migliore o chi può progredire nella sua carriera, lasciando spazio ad altri che magari hanno la possibilità e l'opportunità, attraverso questa nuova avventura lavorativa, di crearsi una posizione e di essere proiettati verso il futuro. Se qualcuno pensa che io sia indebolito oggi, sappia che io mi sento più forte che mai, che oggi sono più in controllo della situazione di quanto non lo sia mai stato, grazie alla mia maturità, alla mia esperienza, al tempo che passa, ai risultati che otteniamo, ai traguardi che raggiungiamo, ai nastri che tagliamo e agli ottenimenti che appunto sono sempre sotto gli occhi di tutti ogni giorno che la mia giunta raggiunge. Quindi nessun indebolimento. Se di indebolimenti vogliamo parlare, allora carissimo e carissimi amici, pensiamo al PD, pensiamo a chi è il nuovo segretario del PD, pensiamo a chi abbia appoggiato Bonaccini e chi abbia appoggiato la Schlein in queste ore di campagna elettorale di primaria del PD. Pensiamo a chi ha vinto. E pensiamo che cosa avrebbe potuto fare un presidente di regione come Bonaccini, una persona veramente di grande livello amministrativo e di grande competenza, magari guardando con l'occhio lungo anche verso il centro moderato. E pensiamo invece che cosa potrà fare questa giovane ragazza, simpatica per carità, ma molto orientata verso una sinistra estrema che secondo me è diventata anche anacronistica. Ecco, e poi pensiamo a tutti quelli, i grandi faraoni locali, a partire da Giani, Ammarrasa, Limatola, Simiani, tutti ad appoggiare Bonaccini, tutti ad appoggiare Bonaccini, come avrei fatto io se fossi stato in loro. E adesso si ritrovano una Schlein, multimilionaria, miliardaria, che conosce pochissimo la politica, non sa cosa sia un problema lavorativo, non sa cosa significa arrivare alla fine del mese, non sa che cosa significa avere un problema. Non sa che cosa significhi, infatti lo dimostrano le sue priorità. Si parla di cose che secondo me ai poveri disoccupati, alle persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, poco interessano. Sicuramente sono cose e questioni attuali, che hanno il loro fascino e la loro importanza, ma per lei rappresentano una priorità. Ebbene, se il PD doveva diventare popolare e doveva cercare di ritornare dalla parte di chi cercasse occupazione, dei lavoratori, dei più deboli, degli indigenti, sappia che invece si trova ad avere a che fare con una persona che ha delle proprie priorità tutt'altro. Chi è quindi, cari cittadini, che è indebolito?
il sindaco Vivarelli Colonna o il PD, a voi la scelta.